Siro non illude Lidl, il quale sa benissimo che tra Coppa Italia e campionato c'è la stessa differenza che passa tra la tombola natalizia e una partita coi professionisti del poker. Insomma, Lidl si accontenta, stende una speciale carta moschicida all'altezza della tre quarti e qui moriranno le iniziative dei milanisti. Il Milan per la verità segna 3 gol, ma sempre in fuorigioco, dicono l'arbitro Bergamo e i suoi sbandieratori. La Moviola comunque verificherà le loro decisioni. Noi ci limitiamo a mostrarvi le azioni salienti, a cominciare da questo assolo di Bartolomei al 20°. Poco dopo la Roma torna dalle parti di Albertosi, il portiere milanista e Pruzzo si misurano mostrando i pezzi migliori del loro repertorio. A parte i gol annullati, eccovi altre situazioni favorevoli al Milan. Sulla prima, preciso lancio di Novellini, Antonelli ritarda il cross. Sulla seconda, palla gol per Franco Baresi, il giovane Tancredi compie un autentico miracolo. D'accordo, avrà anche un pizzico di fortuna, ma indubbiamente l'erede di Paolo Conti è un protagonista. Ripresa. Novellino per Antonelli, fermato in modo irregolare da Tancredi. Senza esito la successiva punizione. Il portiere romanista viene poi graziato da Bigon, servito ancora una volta da Novellino. E Tancredi si ripropone poi come salvatore della Roma, parando una punizione di De Vecchi. Prima del termine, Pruzzo potrebbe addirittura dare la vittoria ai romanisti, ma fallisce la girata al volo. Finisce così 0-0 ed i milanisti riscoprono che oggi a San Siro fa un freddo cane.